Vincenzo Muni, oggi ricorre un importante anniversario, quale? Sì, oggi qui ad Albenga celebriamo il 26esimo anniversario della strage di Capaci, è la strage del 23 maggio del 1992, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie il giudice Francesca Morvillo e gli agenti della loro scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. È un'importante celebrazione questa, in cui inaugureremo qui ad Albenga l'albero dedicato a Giovanni Falcone, sull'esempio di quanto è stato fatto in altre parti d'Italia e sull'esempio della Magnolia che si trova davanti all'abitazione di Giovanni Falcone a Palermo, che in questi anni è diventato praticamente un simbolo in cui migliaia di ragazzi, di persone, di donne, di bambini hanno lasciato un loro pensiero e hanno omaggiato il giudice che appunto è stato ucciso per il suo impegno contro la mafia ed è diventato appunto un simbolo di legalità e noi abbiamo voluto metterlo qui anche ad Albenga in questa posizione, diciamo, a metà strada tra il plesso delle scuole medie e quello delle scuole elementari di Via degli Orti, perché ci è sembrato giusto e questa opportunità potesse essere data ai giovani ragazzi che magari vedendo quest'albero, sapendo cosa rappresenta e con la targa che appunto poi riporta uno dei pensieri più belli di Giovanni Falcone, che appunto diceva che gli uomini passano ma le loro idee restano e quindi possono camminare sulle gambe degli altri, ci auguriamo che possa essere una fonte di ispirazione e aiutarli a crescere in un mondo più giusto, sapendo che anche se è difficile bisogna impegnarsi quotidianamente nel rispetto della giustizia e della legalità. Quest'albero è stato piantato grazie ai ragazzi dell'Istituto Agrario di Albenga, quindi anche collaborando anche con ragazzi più grandi e noi ci auguriamo che appunto possa davvero crescere forte, diventare un simbolo e che magari da qui a 10, 15, 20 anni possa essere più grande possibile, rigoglioso e rappresentare per tutti quello che è lo scopo per cui è stato piantato.